Nuovo radunno estivo, il gruppo Facebook dedicato a Beppe Viola, Gianluca Barni, qui al mio fianco l'ospite che è stato d'onore di questa edizione, riuscitissima come al solito. Il grande Franco Ligas a quelli che sono nati con i servizi della DS di Beppe Viola. Sono contentissimo perché ha dimostrato grandissima disponibilità. È stato lui, diciamo così, che si è addirittura proposto simpaticamente. Io sono contentissimo di averlo ospitato perché tra i giornalisti, tra tutti i giornalisti italiani, è forse quello che ricorda più lo spirito di Beppe Viola. Insomma, sa dissacrarsi, sa prendersi in giro, autoironico, ironico, ha un passato importante, ha un presente direi di successo e ha un futuro meraviglioso nella box, nel calcio, ha una voce meravigliosa. Voglio dire che aiuta, perché poi se senti adesso alla radio, in televisione, hanno tutte delle vocine, degli errori di pronuncia, dell'R moscia, che un tempo insomma non permettevano né di diventare giornalista né una voce. Ha una voce meravigliosa, è un personaggio meraviglioso e si è dimostrato alla mano, simpaticissimo come i grandi. E Franco Ligas, sì. No, volevo dire, è importante perché adesso devo cambiare la data del, non dico delle ferie, perché non esistono le ferie quando si è pensionati, però siccome tu mi hai detto che ho un futuro lavorativo, professionale importante, dirò a mia moglie quando ritorno a casa, guarda, non andiamo in Sardegna perché io devo andare a lavorare. Non, dice, ma chi te l'ha detto? Tu non preoccuparti, me l'ha detto una persona della quale mi fido, anche perché se non vengono per con gli ingaggi e paga lui. Certo. Chi è che l'ha detto? Sì, Gianluca Barni. Allora, tanti complimenti a Franco Ligas, che conosciamo come giornalista nazionale, però no, ne voglio fare un altro ancora, perché per i cronisti della generazione mia e di Gianluca, ti do del tu, tu sei stato il nostro punto di riferimento, perché quando noi eravamo ragazzini tu ti muovevi nelle prime televisioni locali, ricordo Telelibera Firenze, Canale dei Bambini, tra l'altro con un nostro maestro dei nostri giornalisti pratesi, Riccardo Palandri, e quindi averti visto a Mediaset per noi era un esempio, cioè dire, ecco, vediamo, c'è un esempio, chi parte dal basso può arrivare in alto. Ti ricordi quegli anni pionieristici? Me li ricordo benissimo, anche perché Riccardo è quasi un fratello e con lui c'era anche Fabrizio Biondi. Certo. Eravamo noi tre per un periodo, io lavorai si lavorava gratuitamente, quindi non è che non si guadagnava. Se tu volevi guadagnare dovevi trovare qualche sponsor, nel senso dovevi portare la pubblicità, poi ti dicevano. Quanto hai trovato? 100.000 lire, allora 70.000 li prendiamo noi e 30.000 li prendi tu, e quindi questo era così, quindi si lavorava gratis, perché c'era il piacere, la voglia, la novità, tutte queste cose, e io lavoravo con loro, ma sono arrivato dopo, ma con due persone straordinarie, tanto che io inizialmente facevo solo il tennis, perché il pugilato lo facevano Riccardo e Biondi. Io soffrivo un pochino, no, soffrivo per modo di dire, perché il pugilato è sempre stata la mia passione. Io ero ragazzino, a 9 anni, si andava con mio padre, dicevo andiamo a vedere la televisione al bar perché c'è un riunione di pugilato e mi piace. Era una passione così straordinaria che mi ha accompagnato per tutta, tanto l'altro ieri parlavo di Mohamed Ali e quindi della sua scomparsa, perché nel pugilato ci sono quei personaggi che non ci sono più nell'altro sport. Se ti dico addirittura d'arrivo? Adesso mi stai troppe cose. No. I nostri punti di riferimento all'epoca. È vero. C'era la RAI, ma fino a un certo punto, perché pomeriggio la RAI aveva il monoscopio. È vero. C'eravate voi. È vero. E eravamo anche felici. No, felici. E devo dire che Fabrizio Biondi, il meno fortunato è stato Riccardo, perché Riccardo era anche il più tranquillo di noi, però era il classico giornalista televisivo, no? Preciso, puntuale, senza mai prevaricatore nei confronti della notizia e della persona da intervistare, e per lui c'era un futuro alla RAI. Poi ebbe dei problemi purtroppo e quindi fu obbligato a smettere.
Fabrizio per un periodo collaborò con noi, con Mediaset, sia a Capodistria che a Italia 1 per fare il ciclismo, però lui voleva essere dentro la notizia, raccontare di tutto e di quello che succedeva nel mondo del ciclismo, una cosa che non era possibile fare né in Capodistria, nemmeno in Mediaset, quindi relegato soltanto agli appuntamenti più importanti. E allora lui scelse una strada che per lui era più gratificante, che era Rete Mia, Elefante Rete Mia, che aveva l'opportunità di raccontare la storia dei giovanissimi, perché con lui noi abbiamo visto il Francesco Moser ragazzino, perché veniva in Toscana, veniva in queste strade, è cresciuto qui in queste strade del Pistoiese, quindi lui raccontava, e potrei ricordare quali altri corridori diventati tra i più importanti d'Italia, lo stesso Bitossi, però Bitossi era già più avanti con gli anni, quindi mi hai ricordato dei momenti, delle persone con le quali sono veramente, veramente care, a prescindere veramente care.